Vi facciamo vedere, come abbiamo detto in sommario, un vero e proprio scoop che ci ha consegnato lo scrittore e ricercatore Francesco Cappelletti proprio qualche minuto prima della messa in onda di Giallo Toscana. Ricorderete che noi ci siamo occupati a lungo sulle vicende del mostro di Firenze, su come era morto Pietro Pacciani. Morto innocente in attesa del nuovo processo dopo che la Cassazione lo aveva rinviato di nuovo in aula. Ebbene, ci eravamo chiesti com'è morto questo dubbio clamoroso di questo aerosol che era stato ritrovato vicino al cadavere dell'uomo nella sua abitazione a Mercatale Val di Pesa. Eccolo qua, è l'Eulus. Ebbene, questo Eulus, questo spray, questo aerosol che probabilmente doveva servirgli per respirare meglio, per l'asma, eccetera, era stato prescritto e noi ce lo chiedevamo da chi? Ebbene, noi abbiamo la ricetta che vi facciamo vedere. Abbiamo ovviamente omesso, Giovanni Testa ha fatto un lavoro certosino, il nome del suo medico curante, una dottoressa di Mercatale, e il nome della farmacia per cui appunto era stato depositato questa ricetta. Ebbene, questa è la ricetta che la dottoressa di famiglia di Pietro Pacciani aveva dato all'uomo e la data è intorno al novembre del 1997. Ma il giallo è duplice, perché oltre ad avere a disposizione la ricetta, vi facciamo vedere, e quindi anche questa è importantissima, questo è il documento dell'interrogatorio che il PM Paolo Canessa, a quei tempi incaricato dell'inchiesta sul mostro di Firenze, l'interrogatorio che avvenne con la dottoressa, proprio durante il quale emergono due cose importanti. Quella che lei aveva prescritto un ricovero per i suoi scompensi cardiaci al Pacciani e lui si era rifiutato di andare all'ospedale. In secondo luogo, non ricordava di avergli scritto la ricetta, ma se l'aveva scritta, come vediamo nelle nostre immagini, si trattava soltanto di un fatto una tantum e casuale. Quindi possiamo dire che questo giallo ha degli sviluppi nuovi che noi vi daremo e elaboreremo, è vero Massimiliano, nelle prossime puntate, perché questo è un nodo Assolutamente, interessante, eh? ormai direi la storia, perché ne abbiamo parlato tante volte del mostro di Firenze, è infinita, cioè ogni volta c'è un particolare nuovo, no? E quindi sarà importante anche approfondire questi elementi. Sicuramente abbiamo gettato una luce in questo caso su un passaggio No, di ci siamo dubbio interrogati per anni su su chi chi avesse potesse. potuto Certo. scrivere una ricetta di questo Eulus a Pietro Pacciani. Fra l'altro è un farmaco che costava 100.000 lire, lui lo prendeva gratis con le esenzioni Certo, di quindi quei insomma tempi. è un altro elemento di una storia che sembra non abbia fine, perché se pensate che i primi omicidi attribuiti al cosiddetto mostro o ai mostri, perché si è sempre pensato che fosse più di una persona, risalgono agli anni 60, quindi insomma veramente quasi un secolo di storia. Allora, ci occuperemo di questa cosa nelle prossime puntate perché ci saranno probabilmente degli sviluppi, perché c'è una risposta a molti nostri quesiti che fino ad ora non avevano dato esito. Allora, grazie a Francesco Cappelletti per questo scoop di Giallo Toscana.